Buon salve a tutti! Come sapete, negli ultimi giorni è uscita la nuova canzone di Joker, ovvero No Bully. Ovviamente non sono qui per fare la reaction, ma bensì leggeremo i commenti del web, la reaction del web. Vi ricordo prima di iniziare di lasciare un bellissimo like e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. E ovviamente di seguirmi nei social perché lì pubblico tante cose belle. Direi di iniziare con il primo commento di Matteo Santoro che scrive: chissà quanti youtuber cadranno ogni volta che un Joker si siede. Citando la canzone Boom Baby, perché diceva: uno youtuber cade quando un Joker si siede. Chissà quanti youtuber sono caduti? Beh, possiamo farne la lista, praticamente. Pepesh scrive: tua madre si sta a toccare. Come te permetti, Giucherazzi, Der Nino? Mia madre sta a preparare la lasagna tripla de ciccio per me. Wow! Beh, preparare la lasagna tripla di ciccio, beh, non è male. Sempre meglio di tua madre se sta a toccare. Ma però non ho capito sta frase Joker che è inserito all'interno di questa canzone. Cioè, potevo anche evitarlo. Ma vabbè, andiamo avanti, va. Salvatore Minghetti scrive: ora voglio vedere Ciccio Gamer che canta sono il capobranco dei miei paguri, prod quello che gli ha tirato il cornetto alla Nutella. Anzi no, prod quello che gli ha tirato il cornetto alla Nutella è il ladro che è entrato in casa mentre registra MotoGP. Vogliamo ricordare anche questo momento storico di Ciccio Gamer 89? Lo voglio sta canzone, lo voglio! Lo voglio! Ciccio Gamer che canta sono il capobranco dei miei paguri. Ma poi la cosa bella, Joker canta, sangue chiama sangue. Boom baby, no bully. Ciccio Gamer canta, sniperino. Cioè, cambia tantissimo la qualità tra Ciccio e Joker. Cioè, uno canta trap, l'altro canta. Canta? Già essa che canta. Già essa che canta, tra virgolette. Scusami, Ciccio, ma lo dovevo dire. Alessandro Restaino scrive: mi hai chiuso come fossero giocatori senza denti così velocemente. Ma poi io voglio capire il senso del video come fossero i giocatori senza denti. Non mi è mai venuto nemmeno a me in mente di trovare foto di giocatori senza denti. Perché? Giusto così, eh. Manca solo che fanno come fossero i giocatori senza capelli. È vero, ci sono già giocatori senza capelli alcuni. Ma ok. Vabbè, non capirò mai il senso di quel video, ma ok. Loris Cassago scrive: ho fatto ascoltare questa canzone al Covid. Ha trovato il vaccino per farsi estinguere. Beh, questa mi è piaciuta, dai. Questa mi è piaciuta. Classico commento del tipo: ho fatto ascoltare questa canzone a mio nonno sulla sedia a rotelle. Oppure mio nonno paralitico e si è alzato per spegnerlo. Classico commento. Niente poco di meno. E sti commenti sono sempre il top. Il top. Potrei, boh, scrivere un libro con tutti i commenti più belli che trovo nei video. E ce ne sono. Enrico Ferrari scrive: Boom Baby confronto non era così male. Beh, a dir la verità, devo dire, rispetto a No Bully l'ho rivalutato tantissimo Boom Baby. Anzi, la canzone che ti rimane più in testa, l'unica cosa che penso è Boom Baby Bye, Boom Baby Bye. Grande giocherigno, grande. Ma sangue chiama sangue non lo batte nessuno comunque. Soprattutto con quella tizia che canta. RickyZ08TV scrive: Autoblu alla fine non era così male. Andiamo bene, se rivalutiamo Autoblu rispetto a No Bully ce ne vuole. Cioè, per dire che Autoblu è bella, ce ne vuole. Mi dispiace Joker, ma Autoblu è più bella di sta canzone. Non lo dico io. Mi dispiace Giocherino. Delmix06 scrive: io mi ricordo 5 anni fa che Joker al massimo si metteva a suonare il flauto con Ciccio. No vabbè, che feels mi ha fatto uscire adesso, che feels. Ciccio e Joker che suonano il flauto, ricordando la scena di Joker che lo suonava col naso. Cioè, prima del maestro Gischianto, ha preceduto Gischianto nel web, suonare il flauto col naso, e quella era qualità alta per quei tempi. Forse è con quel video che ho conosciuto Ciccio e Joker, forse. Non vorrei dire una cazzata. Quello sì, che erano bei momenti. Chissà se ritorneranno a suonare col flauto anche quest'anno. Ma ho i miei dubbi, causa Covid, quindi non credo. Ma è bello ricordarli così. E arriviamo all'ultimo commento
di oggi credo sia il commento più bello, più significativo, scritto da un filosofo. Er Murena cita un filosofo, Socrate, che scrive: torna a casa Chico a nanna, c'è tua mamma che si tocca, Socrate. Applausi, applausi, applausi. Con questa direi di chiudere il video, cioè non si può chiudere che in bellezza con questa frase filosofica. Ecco, che poi ho i miei dubbi se ha scritto Socrate, ma ok. Spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social ovviamente, soprattutto sul canale Viola, perché ultimamente stiamo facendo format belli. E niente, vi ricordo di andare ad ascoltare la canzone di Joker, se volete andare ad ascoltare, se no chissene. E noi ci vediamo alla prossima, spero riesca a fare un altro video.